sono riusciti a fare. Professore, prosegue la collaborazione con l'Università di Camerino. Quello che avete messo insieme con gli alunni della sua classe è un modo divertente per coinvolgerli e per indirizzarli verso la scienza. Bene, io penso che sia proprio uno dei mezzi col quale conquistare questi ragazzi. Oggi su 25 alunni abbiamo 21 alunni che sono venuti con il Pullman per mostrare come questa materia ostica, complessa, possa essere anche molto divertente. Sono sicuro che gran parte dell'auditorio che ho visto è composto da persone abbastanza esperte, rimarrà abbastanza stupito da quello che vedrà, perché a volte dietro a un processo molto complesso si nascondono degli esperimenti al limite del gioco di prestigio. E oggi vi divertiremo con alcuni di queste esperienze. E tramite la divulgazione scientifica, appunto, che la cittadinanza riesce ad essere più consapevole di quanto sia importante la ricerca. Io penso che uno dei lati deboli proprio della scienza, della fisica, della matematica sia proprio il grosso baratro che c'è tra la scuola, l'università e la società. Quindi questo è l'auspicio, proprio che si cominci a fare qualche caffè scientifico, qualche manifestazione che faccia capire quanto la scienza si deve avvicinare alla società e viceversa. E questa è una serata divulgativa, però dietro c'è una marea di fisica, e questo potrebbe essere un modo per partire, per cominciare una collaborazione.